Senatore Romani, benvenuto a Colors Radio. Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Prima legislatura, vero? Questa. Certo. Ma guardi, forse ultima anche. Mi auguro, se questi sono insomma i motivi del distinguo, mi auguro di no. Però proprio partiamo da una digressione di carattere più generale. Che cos'è la politica vista da dentro? Riesce ancora, volendolo magari, ad essere una macchina risolutiva per i grandi problemi del paese e dei cittadini, secondo lei? Diciamo che secondo me va abbastanza a rilento, però è vero che io sono entrato per fare una critica alla struttura politica, poi mi sono reso conto che in realtà senza la politica e comunque dei bravi politici il nostro paese non va da nessuna parte. Ce l'abbiamo qualche bravo politico? Il problema, ma io penso di delle brave persone ci sono di sicuro. Il problema è che è un meccanismo burocratizzato, molto difficile portare avanti anche le cose di buon senso. Forse ha ragione anche Renzi in questo palleggiamento delle leggi tra Camera e Senato che fanno allungare i tempi all'infinito. Io studiavo col professor Magrisi, quello dei microcosmi all'Università di Trieste, fui uno dei giovani fautori del monocameralismo, ma un monocameralismo di senso compiuto, anche perché lo dico a chi mi avvicina, a chi succederà a questi microfoni alle 11, l'unico Stato che fa riferimento ancora a un bicameralismo paritario in Europa, credo, oltre all'Italia, sia rimasta solo la Romania. Non è mai lo strumento, mi insegna senatore Romani, ma a volte sono proprio i protagonisti di questo strumento ad essere i fautori o meno di un successo anche di riforma legislativa. Veniamo alla sua attività, quella di medico. Lei è stato ospite a Matrix in una trasmissione anche perturbata da una chiara presa di posizione del conduttore, dalla presenza del professor Burioni del San Raffaele, ricordandoci sempre, come abbiamo fatto in privato, io colgo sempre questo atteggiamento, come mi ha rivelato lei, un atteggiamento di assoluto, inestimabile valore patrimoniale, no? Quando si parla di vaccini, di danni da vaccini, si entra in un argomento talmente delicato dove non si può mai, non si deve mai far scadere l'argomento in una gergale da stadio, perché i tifosi stanno bene nello sport, ma qui quando si parla di salute bisogna essere estremamente attenti e minuziosi. Sono d'accordo con lei. Perché tanta preoccupazione da parte? Ecco, quello che manca è proprio questo. Perché con la stessa serenità che gli è di virtù alla sua persona, molte delle istituzioni chiamate in causa rispetto alla questione obbligatorietà o meno dei vaccini non prendono con seria coscienza l'opportunità in un momento così delicato, ma anche così opportuno, di aprire una grande discussione su quelli che sono i danni da vaccino, su quelli che sono anche le modalità di riforma che vanno apportate alle modalità vaccinali? Perché solo gli interessi delle case farmaceutiche, senatore Romani? Ma senta, io sia come politico che come, soprattutto come medico, credo, io faccio parte di coloro che credono che l'informazione alla fine sia un elemento indispensabile per l'autonomia delle decisioni personali, no, di tutte le persone. E credo anche che il problema dei vaccini è soprattutto legato al fatto che i vaccini godono di un dogma. Sono sicuri, sono efficaci, hanno fatto sparire molte malattie infettive e non presentano reazioni avverse. Io credo che bisogna evitare sempre che la scienza obbedisca ai dogmi, perché in realtà se noi facessimo una ricerca indipendente che prenda in esame gruppi consistenti di bambini vaccinati e di bambini non vaccinati e controllasse per un periodo sufficientemente lungo di tempo quanti dell'un gruppo o dell'altro presentino patologie, no? Come allergie, malattie autoimmuni, malattie infettive ricorrenti, non potremo mai, se non facciamo questo, affermare che è meglio vaccinarsi oppure no. E non possiamo nemmeno dire se i bambini vaccinati, come stiamo facendo ora, avranno un futuro migliore in salute rispetto a quei bambini
della generazione della cui appartengo, che 50 anni fa non hanno goduto di una immunizzazione vaccinale così vasta. Io ho preso morbillo, varicella, come tutti i miei cugini, i miei parenti. Perché? Perché l'immunizzazione, che a quei tempi si credeva importante e che ci riparava da eventuali infezioni future, era proprio quella di ammalarsi da bambino ed avere un'immunizzazione che ci proteggeva per tutta la vita. Poi teniamo in presente anche, perché io ho sentito parlare del CDC, no? Il Center for Disease Prevention and Control di Atlanta, che nel 1998 però affermava che non esistono studi a lungo tempo e in doppio cieco, condotti soprattutto da ricercatori indipendenti dalle ditte farmaceutiche, che possono affermare la sicurezza dei vaccini. E allora ecco che in questo caso, secondo me, dobbiamo prendere in esame due aspetti, non dire sono d'accordo o sono contrario tout court. E poi il discorso non è valido per tutti i vaccini, tra l'altro, però esistono due aspetti secondo me. Uno è quello culturale, cioè quando noi medici ci convinciamo dell'utilità di una certa pratica o di una certa terapia, noi facciamo molta molta fatica a metterla in discussione. Anche perché acquisire nuove basi teoriche, nuovi metodi, eccetera, richiede molto impegno e soprattutto tempo. Tempo che molti medici non hanno. E poi purtroppo c'è anche quello economico, che è legato al sopravvento degli interessi, in quanto le ricerche non devono contrastare gli interessi dei produttori di farmaci. Io mi ricordo di alcuni articoli che passano molte volte sotto osservazione, come quello del New England Journal di, mi sembra fosse Marzia Angel, ora io non me lo ricordo, che diceva che l'industria farmaceutica si è trasformata in una macchina potente di marketing per vendere farmaci di dubbia efficacia. E poi anche sul British Medical Journal sono uscite delle critiche alle compagnie farmaceutiche, e perché il 65-75% delle sperimentazioni pubblicate sulle riviste specializzate sono finanziate dall'industria farmaceutica. Allora, detto questo, è chiaro che se noi impostiamo il discorso che colui che parla male dei vaccini verrà sanzionato, bisogna per forza vaccinare tutte le persone perché per contro l'influenza, tanto per dirne una, no? Tutte le volte, tutti gli anni c'è questa paura della comparsa di un'influenza che sembra più grave di quella spagnola. Però invece quello che secondo me non diciamo, e molte volte è questo che fa mettere dei dubbi ai pazienti e soprattutto ai genitori che devono vaccinare anche semplicemente per l'influenza, che noi abbiamo non solo il virus influenzale nel periodo invernale, ma ce ne sono ormai studiati più di 260, e quindi il meccanismo fondamentale è che se siamo coperti dall'influenza, ciò non vuol dire che noi non prenderemo tante altre malattie intercorrenti durante il periodo invernale, che sono rappresentati da tutte le forme virali che circolano e verso le quali non abbiamo una vaccinazione sicura. Poi chiaramente possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. Io devo dire però che in realtà io a Matrix ero stato chiamato perché c'era stata una polemica che non volevano farmi fare un convegno sulle medicine non convenzionali, e rifacendosi a questo poi hanno fatto il paragone con la vaccinazione e con i vaccini, no? Quindi quando noi vediamo se dobbiamo somministrare o meno dei vaccini, ci dobbiamo anche rendere conto che in questo momento ci sono molte persone che portano i loro bambini a fare terapie di cosiddetta medicina complementare, perché io la chiamo medicina complementare e non alternativa, anche perché gli esempi che spesso si fanno, come quelli che ho visto fare a Matrix, sono da un certo punto di vista devianti, no? Perché se noi abbiamo un medico che impedisce di fare la chemioterapia per dare la terapia di Hammer, è un medico che va punito.
perché chiaramente sappiamo l'importanza della chemioterapia, anche se è un percorso difficile, tosto per il paziente che lo porta ad avere... Io credo però, senatore Romani, mi scusi, allora, si parla molto di chemio e colgo il favore, oltre che la competenza, anche il garbo e il piacere della discussione con un interlocutore come lei. Dice la chemio fa bene, molti hanno fatto la chemio, sono morti, non è mai risoluto. Detto questo però io credo che al centro della grande discussione lei diventa una personalità di assoluto favore per promuovere questo tipo di aspetto, che è l'aspetto centrale della discussione, arrivare alla libertà di scelta. Una libertà che deve essere però conseguita attraverso la partecipazione della scienza. Non è che possiamo chiedere al gommista, all'idraulico, al muratore cosa ne pensa rispetto alla scienza. Ovviamente, ecco. Ovviamente. Però vede, allora, la cosa importante è avere una corretta informazione. Certo, certo. Io sono certo. dell'idea che non è attraverso le censure, diciamocelo, senatore. Diciamocelo, dai. Bene. Guardi, mi ricorda un particolare perché la tengo per qualche minuto, sfruttando anche la sua disponibilità. Quando venne sospeso il derby allo stadio, credo nel 21 marzo del 2004, qui a Roma venne sospesa, non so se appassiona di calcio, venne sospesa la più importante partita dell'anno per i romani, che era il derby. Io venni chiamato la sera dopo, credo nel programma televisivo più importante, a commento della giornata calcio. E in quell'occasione si parlò solo di quello che era accaduto a Roma. Io sottolineai un aspetto che era sfuggito a tutti, ma non perché sono più bravo, perché forse in quel caso ero più attento. Scese in campo il prefetto di Roma con le lacrime agli occhi, e il prefetto Serra, giurando, ha detto: un prefetto non può giurarlo sui figli, ma io ve lo giuro, sui miei figli non c'è nessun morto. Ed era vero. 50.000 persone reagirono con tre cori, il primo fu Buffone Buffone, il secondo Assassini e il terzo sospendete la partita. Dico, nessuno crede più alle massime istituzioni del paese. Oggi quando parla un medico e lo fa per conto del ministero non gli crede più nessuno. La bontà di questo referendum è stata surclassata e grissata da Renzi sì o Renzi no. Certo. Sì, questa è questa molte volte è la mancata conoscenza delle cose. E la voglia di censurare, come ricordava lei, senatore. Ecco, bravissima. Poi io ritengo che il fatto di fare un convegno, di qualsiasi cosa si parli, dove poi tra l'altro secondo me devono essere invitati tutti, perché come no? questi convegni ognuno può dire la sua, certo. Ha fatto più pubblicità il fatto di censurarlo che l'importanza del convegno stesso, che era una cosa importante perché molte associazioni di medici che si riconoscono nelle medicine complementari eccetera si riunivano per fare un documento comune che spiegasse che non era una medicina contro. Poi capito, uno censura una cosa nella quale si parla a livello della Commissione Sanità, perché delle medicine non convenzionali, dell'importanza o meno della vaccinazione, c'è un confronto, che deve essere un confronto aperto, no? Il fatto che non si tenga presente che è importante il rapporto terapeuta-paziente, quindi istituzioni-pazienti, se noi scavalchiamo il terapeuta, che è la prima porta che il paziente ha di fronte a sé e verso il quale deve avere fiducia, perché è un rapporto che si basa sulla fiducia, così come il rapporto dell'elettore che mette una persona a governare, eccetera, si basa sulla fiducia. Una volta che uno ha perso questa fiducia, perché dice cose, non dico non vere, ma cose che guardano solo un aspetto, solo un lato del problema, diventa molto difficile. Partiamo dal concetto che io vedo i protocolli, ora facendo politica questo mi è servito, i protocolli della Lombardia per le visite specialistiche ambulatoriali, dove danno di tempo 15 minuti per la prima visita e 11 minuti per le altre. Il paziente viene interrotto nella sua discussione o nella sua descrizione della patologia. Ci sono stati degli studi dopo 27-40 secondi massimo che spiega la sua patologia. È chiaro che a un certo punto questo si sente un numero, no? Cioè, l'approccio terapeutico è una cosa importante sia per arrivare a una guarigione, sia per avere una salute. L'uomo non è fatto solo di corpo o della patologia che ha in quel momento, ha anche un cervello, ha anche dei sentimenti, quindi ha bisogno di parlare.
capito? Questa è la cosa fondamentale. E dire che un farmaco, perché anche il vaccino è un farmaco. Non ha nessun effetto collaterale, non ci sono controindicazioni in maniera assoluta, è dire una falsità. Ora, è chiaro che noi dobbiamo fare un rapporto, se noi diciamo perfetto, facciamo un rapporto rischio-beneficio, no? Cioè, ho un rischio di poter prendere delle cose, ma lo devo sapere, tant'è vero che firmo un consenso informato. Ma se la mia, se l'informazione che io ho è semplicemente devi avere fiducia in me e coloro che ti parlano contrari verranno sanzionati o puniti, è chiaro che è un tipo di messaggio che è pericoloso. Perché io, come ho detto anche in commissione, ma voi quant'è che non visitate un paziente? Perché se un paziente ti si mette davanti... Cosa le hanno risposto, senatore? Non mi hanno risposto niente. Non mi hanno risposto. Perché è chiaro, no? Ho detto, guardate che un paziente, la prima cosa che ti dice, ma lei me lo fa fare perché sennò rischia di essere condannato, sanzionato, gli fanno la multa, oppure me lo fa perché ci guadagna. Cioè, capito? Alla fine questo è il messaggio che passa. E questo è profondamente sbagliato. Capito? D'accordo con lei, d'accordo con lei. Il meccanismo quindi non è vaccino sì, vaccino no, è capire che il vaccino può avere degli effetti collaterali, è capire che è vero che io personalmente non ho molti dubbi sul fatto che ci sia una correlazione di alcune patologie importanti con la vaccinazione, però è anche altrettanto vero che anche se ci sono delle patologie che hanno una base genetica, se io non so se questo soggetto prima di vaccinarlo con più vaccini ha una con più virus contemporaneamente ha un genoma che è predisposto verso quella patologia, non posso sapere che cosa succede se io do un input esterno che va a colpire il suo sistema immunitario in questa fase, capito? Il fatto di avere dei bambini che hanno avuto malattie i giorni precedenti oppure che hanno avuto somministrazione di cortisone nei giorni precedenti alla vaccinazione spesso non si prende minimamente in considerazione e quindi è vero che io posso avere degli effetti collaterali anche perché ho dato un vaccino in un momento in cui non doveva essere somministrato. Poi, anche sull'insorgenza di alcune patologie c'è chi sostiene che non gli è stato dato modo di dimostrare. Anche qui ritorniamo al discorso di prima, la censura crea più danni invece della chiarezza e questo è il dramma. Allora, il meccanismo della rappresentazione, non ecco, della chiarezza. Quello che io vedo è che spesso, e l'ho notato nella discussione sull'epatite C, dove potremmo aprire un grande capitolo, in altre cose, noi alla fine mettiamo in mano al giudice un potere decisionale su un aspetto dove il giudice molte volte non ha competenza, se non nell'applicazione delle leggi, per cui prende un rappresentante, un consulente di parte che gli fa una relazione e stabilire il nesso di causalità, tra una cosa che io ho fatto o che mi è successa e la comparsa di una patologia non è mai così semplice, capito? Perché uno poi si può nascondere dietro al fatto che sì, ma in casa sua fumavano, ma stava in una zona sotto molte radiazioni elettromagnetiche, quindi poteva essere questo o quell'altro, capito? È difficile, certo. Però chiaramente quando noi abbiamo che un aumento notevole di patologie cosiddette allergiche, un aumento notevole delle patologie autoimmuni, un aumento notevole di patologie diciamo psichiatriche in adolescenza, è un dubbio ce lo dobbiamo far venire, cioè una certa ricerca non di parte ma libera, senza conflitti di interesse, che vada in quella direzione la dovremmo far fare.
Cioè, mi sembra una cosa banale, da, anche troppo dice, banale. Talmente banale che quasi a parlarne viene il sospetto che stiamo parlando di una cosa banale. Certo, prima di salutarla, e spero ci possano essere compatibilmente ai suoi impegni altre occasioni di averla nostra ospite, perché è stato davvero un piacere. Ha confermato un po' quello che di buono avevamo. Io rarissimamente vedo la televisione. Quella sera un mio amico mi disse: segui a Matrix il senatore Romani. Io non la conoscevo, per tutte altre attività. E visto rimasi... l'orario, credevo non mi avesse visto nessuno. No, invece l'hanno vista, pensi, almeno un centinaio di persone. Io glielo rinnovo. L'aspettiamo il 29 ottobre a Roma, senatore Romani, perché sono. Mi ha quasi strappato una promessa. Sì. Ci tengo io, poi le manderò tutto, già ce ne siamo parlati. Perché è bello, soggetti come le tessere, come lei, aiutano a far crescere la discussione in termini di qualità e a completare il puzzle. Prima di salutarla, lei fa parte della 12ª commissione permanente, parliamo della commissione di igiene e sanità. Lei al Senato, lei è anche un medico. Sì. Quante competenze ci sono oltre alle sue? Sia sincero, perché lei è una persona estremamente onesta dal punto di vista intellettuale. Quante personalità di genere, cioè quanti medici ci sono nella commissione igiene e sanità della Commissione? Ce ne sono diversi, però guardi, io devo dire che il concetto della competenza in commissione sanità è legato però, allora, è una cosa molto diversa dal fatto di fare il medico, perché lì c'è tutto un aspetto legislativo. E quindi competenza legale servirebbe per assumere. Io stesso sono entrato lì dentro da perfetto incompetente, conoscente, conosco bene la materia medica della quale posso parlare, ma devo dire che ho imparato tante cose da alcuni rappresentanti della commissione che non sono medici, anche se di medici ce ne sono diversi, ci sono psicologi, ci sono veterinari, ci sono assistenti sociali, cioè sono, devo dire, tutti preparati, hanno fatto un lungo percorso prima di arrivare dentro la commissione, quindi io della commissione sanità posso solo parlare bene. Il problema è che spesso questa commissione sanità, che ha delle buone idee, che lavora tanto e che sta sul pezzo, viene totalmente scavalcata. Molte volte succede che dal Ministero si va alla conferenza Stato-Regioni e dopo arriviamo alla commissione sanità. Secondo me andrebbe ascoltata di più, perché non è fatta solo di persone che stanno lì a riempire un posto, su certo. Questo le posso garantire. Sono entrato molto critico in Commissione Sanità e sono invece contento di essere in un posto dove si discute in maniera apartitica, è una delle poche. Peccato che non si dia il giusto seguito a tutto questo lavoro. Bravissimo, il problema è sempre poi legato a questo, cioè un medico è abituato a vedere una patologia, trovare una soluzione e vedere il risultato, positivo o negativo che sia, e poter cambiare strada. In commissione invece, in politica è così, se vedi una cosa di buon senso poi deve essere intersecata con tutti i giochi della politica, e questo fa allungare tantissimo i tempi e mi lascia deluso come medico, come senatore, perché ormai ho capito che è in questo modo. Comprensibile questo sentimento di delusione. Ci sentiamo presto, l'aspettiamo il 29 a Roma, ma ci sentiamo in privato, e sarebbe bello tornare ad averla ospite davvero, senatore Romani. È stato un piacere. Nei limiti della possibilità. È stato un grande piacere averla nostra ospite, davvero. Grazie anche a voi. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Grazie al senatore Maurizio Romani.